studiano durante il corso? Il corso prepara a progettare ed attuare le politiche pubbliche, quindi non dà solamente una competenza a carattere giuridico, come tradizionalmente era preservata a coloro che accedevano al lavoro nelle amministrazioni pubbliche, ma invece predispone ad una competenza a carattere multidisciplinare che comprende gli aspetti gestionali, economici, politologici e sociologici. Per questo è anche un opportuno sbocco per quanti ipotesi di studio per coloro che già lavorano nelle amministrazioni pubbliche e intendono approfondire le proprie competenze. Cosa ti aspettavo quando ti sei iscritta? L'hai trovato? Inizialmente aspettavo un clima un po' ostico, date le innumerevoli comunque voci che girano sui banchi del liceo inerenti all'università. Invece mi sono molto ricreduta in merito, anzi ho trovato un clima sereno, ho potuto esprimere al meglio tutte le domande, tutto il mio percorso. I professori sono anche stati molto disponibili se in qualsiasi dubbio o domanda, anche a livello di informazione, qualsiasi tipo di domanda, in segreteria erano molto disponibili, non ho avuto problemi in genere in merito, anzi mi sono molto ripetuta e mi ha fatto molto piacere questa cosa. Che cosa caratterizza questo corso di studi del nostro Ateneo? Lo caratterizza l'aderenza alla realtà, il partire dai casi per risolvere i problemi che si pongono nella gestione delle attività pubbliche. Consente di avviare delle attività di maggiore apertura attraverso stage da realizzare all'interno delle amministrazioni pubbliche o comunque nei settori ad esse contiguo, oppure anche di andare all'estero per viaggiare, per realizzare attraverso l'Erasmus una conoscenza delle attività negli altri paesi. Cosa consiglieresti a un ragazzo o una ragazza che sta considerando questo corso di studio? Per chi vuole affrontare una professione a livello manageriale, sia pubblico che di gestione anche privata, è molto da considerare ed è anche un bel percorso, soprattutto io che ho iniziato da poco lo trovo molto affascinante come percorso. Che genere di lavoro andrà a svolgere un laureato in questo corso di studi? Diciamo che coloro che avranno la laurea in scienza dell'amministrazione potranno proseguire, se vorranno, gli studi nella laurea in management pubblico per cercare di accrescere le proprie competenze e accedere a posti più elevati. Peraltro è anche possibile ottenere immediatamente un'occupazione e il tipo di occupazione che si ottiene attraverso la laurea in scienze dell'amministrazione, è bene sottolinearlo, è quello di un lavoro mediamente più stabile e meglio retribuito di quanto sia all'inizio per le altre lauree analoghe che vanno più sul settore privato. Su questo dobbiamo sottolineare anche l'alto tasso di occupazione che c'è nel settore pubblico, nell'area campana, che è la terza in Italia per occupati nel settore pubblico. Piace sottolineare anche un altro aspetto, che la laurea scienza dell'amministrazione va a cercare di colmare un gap che è importante per la nostra paese e per il nostro territorio, quello di creare reali competenze e soprattutto un'etica pubblica che serva a rilanciare l'economia e il nostro paese. Ma che lavoro vorresti fare dopo? Non vorrei precludermi l'idea di continuare gli studi con la laurea magistrale in management pubblico dopo aver inserita nel nostro Ateneo e mi piacerebbe seguire le orme di mio padre lavorando alla presidenza del Consiglio dei Ministri in risorse umane, nel settore proprio risorse umane.